Cosa c'è? Vision Air. Cosa? Vision Air. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Vision Air. Al cinema con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Apriamo subito parlando di cinema e soldi. Secondo la top 10 degli incassi stilata dalla SIAE, Maleficent con Angelina Jolie è il film che ha incassato di più nei primi sei mesi del 2014. L'Italia però non esce a bocca asciutta, perché al secondo posto troviamo Un boss in salotto di Luca Miniero con Paola Cortellesi e Rocco Papaleo, quarto Sotto una buona stella di Carlo Verdone e settimo Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese. Parliamo ancora di incassi, perché in meno di 4 settimane di programmazione Il giovane favoloso ha superato i 5 milioni di euro, per la precisione 5 milioni 38.276. Il film di Martone con Elio Germano nei panni di Giacomo Leopardi si piazza al terzo posto tra i più visti in assoluto del periodo, dietro Dragon Trainer 2 e Lucy, ma davanti a Guardiani della Galassia e Colpa delle Stelle. Ma cambiamo argomento, perché la sesta edizione del BFEST, il Bari International Film Festival, sarà una vera e propria full immersion nel grande cinema di Fritz Lang. La manifestazione si svolgerà dal 21 al 28 marzo 2015, in programma una vastissima retrospettiva di Lang curata da Felice Laudadio e dallo storico del cinema Carlo Di Carlo. Il festival avrà un prologo con Aspettando il BFEST, che dal 7 al 20 marzo presenterà in contemporanea a Bari, Lecce e Foggia i 41 film italiani premiati dal 1948 ad oggi col Prix Fipresci, il riconoscimento attribuito dai critici della Federazione Mondiale della Stampa Cinematografica. E per la pagina delle novità, Flavio Insinna è nel cast delle voci italiane di Big Hero 6, il film Disney di Natale che uscirà il 18 dicembre. L'attore presterà la sua voce al tenero Baymax, progettato per prendersi cura delle persone, che verrà trasformato dal piccolo genio Hero in un nuovo supereroe. E continuiamo a parlare di Hollywood in Italia, perché dopo Everest di Baltasar Kormakur con Jake Gyllenhaal, girato nei primi mesi del 2014, ora arrivano a Cinecittà Studios quattro nuovi progetti internazionali. I film sono Christ the Lord Out of Egypt, Voice from the Stone, Ben-Hur e Zoolander 2. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, cercate la pagina Facebook e il canale YouTube di Vision Air. A presto e buon cinema a tutti!